Il 13 novembre sarà la giornata della gentilezza. Sapete quando è nata questa festa? Perché è nata? E che cosa possiamo fare noi con i nostri bambini durante questa ricorrenza? Nel 1996-1997, un movimento chiamato World Kindness Movement, ovvero Movimento Mondiale per la Gentilezza, ha fatto una serie di conferenze proprio su questo tema e il 13 novembre 1997 hanno redatto la Dichiarazione della Gentilezza. Quindi questa data è rimasta come ricorrenza annuale per ricordarci che la gentilezza è qualcosa di molto importante e io aggiungerei anche spesso sottovalutato. Ho voluto dedicare un articolo del blog di www.scuolearte.it a questo tema, quindi alla gentilezza e a questa ricorrenza, perché ritengo che sia importante con i bambini utilizzare l'arte per riflettere su questi temi. Sono temi importanti. Io ho inserito, oltre alla storia sulla giornata della gentilezza, anche tre lavoretti che si possono fare con i bambini a partire dai 4-5 anni, facili da fare con il tutorial e la spiegazione. Il lavoretto manuale ci aiuta a riflettere e interiorizzare il tema. Nel primo lavoretto, che io ho chiamato Frasi Felici, condividiamo vibrazioni positive con chi vogliamo noi, creando un quadretto, un lavoretto, poi da regalare ai nostri amici. I due lavoretti sono entrambi su una parola meravigliosa che è grazie. Facciamo l'albero del grazie e il mandala del grazie, sempre con tanti spunti di riflessione. Troverete i tutorial completi con tutte le spiegazioni nella pagina del blog su www.scuolaearte.it. Così ci prepariamo alla giornata della gentilezza.